Benvenuti a tutti al programma L'Ingrediente Perfetto. Oggi ci troviamo all'Orso in via Calapso e siamo in compagnia del pizzaiolo Matteo La Spada e Giuseppe Denaro. Ciao. Ciao. Ditemi, qual è l'ingrediente perfetto che avete scelto? Oggi parleremo di impasti, quindi germi di grano. Giuseppe, qual è il nome della ricetta? Sì, oggi vi presentiamo il Regno delle Due Sicilie, che è una delle pizze con le quali siamo entrati all'interno della guida Gambero Rosso, con due spicchi su tre. Matteo, andiamo a preparare la ricetta. Andiamo. Iniziamo con la preparazione dell'impasto. Ok, noi usiamo farine solamente di tipo 1 integrale, un blend nostro, 1 kg di pedra 1, che è una tipo 1, e 360 g di pedra 9, che è un integrale, dove andiamo ad aggiungere 1 litro d'acqua, siamo su un'idratazione del 74%. Andiamo a inserire il nostro ingrediente perfetto, che è il germe di grano, che non fa altro che arricchire il gusto e dare importanti sostanze nutritive come acidi grassi e vitamine. Ma come mai tu hai inserito il germe di grano nell'impasto? Perché molti vanno a escluderlo, no? La maggior parte delle farine, specialmente quelle 00, cioè significa quelle raffinate, viene eliminato la germe di grano, che è una delle parti più importanti e più nutritive per quanto riguarda la cariosside, che è il chicco di grano. Noi lo mettiamo uno per dare più sapore e più gusto, ma anche per una questione salutare per il cliente. Adesso cosa faremo? Passiamo direttamente alla stesura della pallina, dove si occupa Enrico Salpietro, e anche nel preinfornare. Terminato la cottura, adesso andiamo a tagliarla e la componiamo. Ogni fetta con delle foglie di gappero IGP di Pantelleria, con dei gapperi sempre di Pantelleria IGP, origano selvatico IGP, delle olive nere, dei filetti di acciughe di cetara e del datterino giallo sempre della Piana del Sele. La pizza è pronta, e qui possiamo notare l'arte del pizzaiolo. Io passerei alla degustazione. È soffice, sottile. Questo che cos'è? Questo è un preimpasto che abbiamo già preparato prima, è un fermo macchina che abbiamo fatto noi di acqua e farina, dove noi stiamo andando a sviluppare un blend con grani antichi, macina da pietra 100% biologico, dove scegliamo sia Maiorca che Perciasacchi, Dominia e Russello e il Margarito. Questa è una società abbastanza giovane, diciamo, siamo tutti quanti ragazzi e siamo nati 4 anni fa e già in poco tempo abbiamo raggiunto degli ottimi risultati. Oltre la pizzeria, che è un vostro punto forte, voi vi occupate anche di gastronomia e ristorazione. Sì, infatti abbiamo anche uno chef che ci permette di ampliare il nostro menù, passando da primi a secondi, anche a panini, hamburger tipici da pub, appunto. E inoltre una grande novità che proporremo quest'anno, nel 2018, appunto, sarà la pasta fresca che produrremo noi qui all'interno del locale e che proporremo ai nostri clienti. Da 2 anni a questa parte abbiamo anche il Blanco, dove trascorriamo tutto il periodo estivo, quindi in linea di massima da fine maggio chiudiamo la sede invernale per trasferirci appunto a mare con tutto quanto lo staff. Al Blanco cambiamo totalmente il menù, infatti dalla carne, che è tipico menù appunto invernale qui dell'Orso, passiamo al pesce, che è il punto di forza appunto del locale estivo. Oltre la pizzeria che rimane. Con tantissime novità anche quest'estate.